Buonasera dalla Casa dell'Energia, nuova puntata di Nero su Bianco. Dopo un po' di tempo, questa sera torniamo a parlare di un tema che riguarda tutti, è il tema della sanità. Cercheremo di capire insomma lo stato dell'arte, cercheremo anche di capire come si intreccia la sanità pubblica con quella privata, è una delle sfide sicuramente dei tempi che ci attendono. Innanzitutto vado a salutare Fabio Mori, direttore della Casa dell'Energia. Ciao Fabio. Buonasera a tutti, benvenuti. E poi vedete che insomma abbiamo un bel parterre, a cominciare dal direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est, Antonio D'Urso, benvenuto. Buonasera. E poi il dottor Stefano Tenti, direttore generale del Centro Chirurgico Toscano, buonasera. Buonasera. Poi Piero Franchini. Buonasera. E questa sera abbiamo trovato anche, non è che l'abbiamo trovato qui fuori, ma insomma è il nostro amico storico della nostra emittente, e abbiamo parlato spesso anche con lui di questi temi, Giuseppe Marconi, buonasera. Se non si trova fuori, dove lo trovi? Non lo trovi più. Ma musicista, musicista anche qui ha fatto delle pièce musicali che indimenticabili. I muri ancora ne parlano. Ne parla. Non puoi ben dire. non me lo aprire non su non questo me tema, attizzare perché, ecco, non me lo attizzare perché sennò non riusciamo a proseguire. Allora, un tema, Fabio, sicuramente che dicevo che riguarda un po' tutti. Un tema fondamentale, noi abbiamo visto in questi ultimi tempi, diciamo, molti, come dire, molti aspetti anche critici del nostro settore sanitario, i servizi diciamo essenziali anche alcune volte, noi abbiamo trattato in quella puntata dove abbiamo fatto anche un, come dire, un SOS in diretta di quella persona che non riusciva a curarsi perché gli mancava appunto quel macchinario specifico. Ora, io non essendo diciamo un medico non entro nel particolare perché non è il mio campo. Quindi io dico che oggi abbiamo presenti qui due persone che rappresentano, come hai detto, la sanità pubblica e la sanità privata. Ecco, io credo che il vivere insieme, quindi cercare un'attività, un connubio tra sanità pubblica e sanità privata, debba garantire quei servizi e quel welfare che, diciamo, la nostra Italia ha sempre in qualche modo... è sempre stato un esempio anche all'interno diciamo del palcoscenico mondiale, come un livello di sanità elevato e un livello di sanità in qualche modo che garantisse diciamo a tutti almeno un livello essenziale, come ho detto prima. Quindi io spero che in un futuro la nostra sanità toscana, che è sempre stata un fiore all'occhiello diciamo, della nostra Italia, ritorni a brillare come era appunto negli anni scorsi, insomma, che abbiamo visto con questi accorpamenti, questi diciamo, cambiamenti epocali che sono successi in questi anni, anche diciamo, vacillare in certi aspetti. Allora, cominciamo da una panoramica proprio della sanità pubblica. Abbiamo qui appunto il direttore generale Antonio D'Urso. Ecco, che primo bilancio si può fare anche dal suo arrivo? Insomma, che situazione ci troviamo di fronte? Ma io sono parzialmente d'accordo con quello che è stato detto prima. La sanità toscana è una delle... è al top nella classifica delle sanità nazionali. La sanità toscana mantiene le sue caratteristiche di vivacità e di qualità. È vero che qualche volta la percezione dei cittadini non è in linea con questa situazione, però i livelli qualitativi della sanità sono ottimi. Per esempio l'ospedale d'Arezzo ha specialità importanti, l'ospedale d'Arezzo è sede di un punto importante della nostra chirurgia robotica, abbiamo un'ostetrice ginecologia con una parte tanto ostetrica quanto ginecologica molto forte, un pronto soccorso che ha il più alto numero di accessi di tutta la Toscana sud-est e che assicura sicuramente risposte immediate e rapide. Per non parlare poi della dotazione tecnologica importante, noi a dicembre abbiamo deliberato la gara per le nuove sale operatorie dell'ospedale San Donato, le TAC sono state sostituite, le due risonanze magnetiche sono state aggiornate. A mio giudizio c'è un investimento tecnologico importante. Il fatto è che la sanità fa dei passi che sono molto più rapidi rispetto ad una volta. Adesso si chiede interventi sempre più rapidi e sempre più tempestivi. Il giudizio sulla sanità aretina è, a mio
a mio parere positivo, con dei punti sicuramente da migliorare. Ricordo che fino a 8 mesi fa l'ospedale d'Arezzo mancava di un numero di primari molto significativo. Adesso la situazione, dopo un investimento importante che abbiamo fatto, è rientrato. In termini di dotazione di personale, la dotazione di personale del San Donato supera quella del 2017 e del 2018, quindi mi pare una situazione, ripeto, pur con qualche ancora punto da migliorare. Per esempio, uno di questi sono il personale d'anestesia e le sale operatorie. Sicuramente resta ed è una sanità d'eccellenza. Centro Chirurgico Toscano, a proposito di eccellenza, insomma, è ormai in modo unanime riconosciuto, è diventato, insomma, un punto di riferimento significativo non solo della città, perché so che, insomma, ci sono accessi anche da fuori. Allora, vogliamo raccontare un po', visto che ci eravamo visti credo un paio di anni fa per fare il punto, ecco, come si è evoluta questa realtà e che bilancio si può fare? Sì, grazie, volentieri. Prima di tutto però mi permetta di rispondere a una domanda che lei non ha fatto, anzi una precisazione. La sanità che, bontà vostra, mi avete chiamato a rappresentare, che viene definita privata, è privata nel senso che io sono il direttore di un'azienda privata e quindi la gestione e l'organizzazione del lavoro è indiscutibilmente di diritto privato. Ma le nostre risorse sono pubbliche al 90%, cioè i soldi che spendiamo, che incassiamo, che guadagniamo, che spendiamo, sono al 90% provenienti dalle casse della sanità pubblica della Regione Toscana. Anzi, è il direttore generale D'Urso che, non materialmente, ma insomma, firma gli assegni che ci permettono di andare avanti. Pertanto la nostra presenza è pubblica, il nostro lavoro è comunque pubblico. Bontà della USL, della Regione Toscana, a noi e ad altre aziende simili a noi è concesso di poter lavorare facendo sostanzialmente lo stesso mestiere che fa l'ospedale di Arezzo. Non è una sovrapposizione. Lei mi ha chiesto di raccontare, lo faccio molto rapidamente, cosa è successo. Beh, gli ospedali privati nascono nella notte dei tempi. Dal 1992 in Italia è stata fatta una riforma della riforma sanitaria e si è previsto che sia gli ospedali pubblici che le aziende ospedaliere private avessero una sorta di organizzazione simile, cosiddetta aziendalistica, che, la faccio corta, con l'andare del tempo ha creato una selezione, in Toscana è andata proprio così, una selezione tra gli ospedali privati, tra le case di cura private più piccole, che sono scomparse oppure si sono fuse con altre per creare degli ospedali un po' più grandi. Noi abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di crescere, anche di molto, negli ultimi 7, 8, 10 anni, perché la normativa ci ha permesso, ora un po' di meno, ma comunque ci ha permesso di curare anche pazienti non residenti ad Arezzo, non residenti in Toscana. E, anzi, mentre per i pazienti residenti ad Arezzo la programmazione ci affidava un budget all'epoca molto limitato, per i pazienti che provenivano da fuori della Toscana questo budget per molti anni non c'è stato e chiaramente il nostro lavoro si è rivolto essenzialmente a queste persone. Questo ha fatto sì che è ovvio che chi parte da 3, 4, 500 km di distanza lo fa, sì, anche per curare, per farsi operare, noi facciamo solo chirurgia di cose piccole, ma è più probabile che decida di spostarsi per fare degli interventi più complessi. Questo ci ha quasi obbligato, comunque indotto, a meglio organizzarci, ad avere attrezzature più moderne. Niente di speciale, abbiamo le attrezzature che qualunque ospedale, a mio parere, dovrebbe avere. Non sono comunissime in tutte le case di cura private, ma male che non lo siano, dovrebbero esserci dappertutto. Quindi la nostra crescita si è determinata soprattutto grazie alla possibilità di curare i pazienti non toscani. Pazienti non toscani, ma vi ho a concludere, scusate se sono troppo lungo, che comunque però, se sono assistiti dal sistema pubblico, nel 90% dei casi è così, vengono comunque
inizialmente a noi pagati dalle casse della Regione Toscana e più in particolare della USL di Arezzo, Siena, Grosseto. Questo fenomeno ha creato nel recente passato, ma oggi ritengo non più, uno squilibrio in base al quale gli aretini potevano essere da noi curati in misura abbastanza modesta, direi molto modesta, e invece gli umbri, i siciliani, i lombardi, i laziali, senza limite. Insomma, anche così intuitivamente è un criterio che non del tutto chiaro. Oggi devo dire che questa situazione si sta, a mio parere, riequilibrando. La quantità di persone, nostri concittadini, che possono essere ricoverati, che se lo decidono naturalmente, essere ricoverati e operati da noi, è molto superiore rispetto al passato. Chiaramente sono diminuiti le persone che vengono da fuori, pur restando la grande maggioranza dei nostri pazienti. Concludo con un concetto che ho sempre ripetuto, che mi fa piacere ripetere accanto al direttore della ASL. Noi siamo più piccoli, ovviamente, dell'ospedale, ma siccome facciamo cose simili, cioè curiamo la gente, ci piacerebbe essere considerati da tutti, da chi ci ascolta, dal pubblico, dai colleghi dell'ospedale, dai dirigenti della regione della USL, come fratelli minori dei nostri amici e colleghi che lavorano all'ospedale. È vero che anche tra fratelli si può litigare e magari qualcuno si fa anche del male, ma insomma è più difficile farlo tra fratelli che tra estranei. Allora, Beppe Marconi, ricordava prima il direttore, no, il fatto che comunque abbiamo degli standard ancora notevolissimi. Ti chiedo intanto come la vedi anche da utente, da paziente, e poi se a volte la percezione, perché ovviamente un po' dappertutto, no? In tutti i settori si tende magari a enfatizzare gli aspetti, diciamo, quelle che sono le possibili criticità, gli aspetti negativi rispetto al buono che c'è. Ecco, c'è un'esagerazione secondo te, ecco, quando si magari mettono in evidenza le cose che non vanno e quindi non ci si dovrebbe lamentare più di tanto? Come la vedi? Ma senti, per mia sfortuna io in questi ultimi anni ho avuto bisogno sempre dell'ospedale, quindi di conseguenza ho avuto occasione di visitare anche più reparti. Ti devo dire però che ho avuto sempre delle risposte abbastanza positive, non ho avuto mai problemi con nessuno e sinceramente ho avuto anche delle risposte pronte che mi hanno permesso appunto di curarmi. Quindi che ti devo dire? E secondo me le uniche problematiche che ho trovato, il direttore Duzzo ha detto che il pronto soccorso è tutto ok, le uniche problematiche che ho trovato al pronto soccorso sicuramente non dipende dalla ASL in se stessa, ma dipende dall'esagerato numero di persone che vanno lì e che non ci dovrebbero andare. E quindi ho detto l'unica problematica l'ho trovata lì al pronto soccorso, per il resto invece effettivamente ho avuto sempre delle risposte complessivamente positive. Tra l'altro lì c'è stata anche una riorganizzazione, no? Nei mesi scorsi, diciamo, segnali non sono, cioè quella situazione che c'era prima, no? Che si erano verificati i vari disagi, mi sembra che è stata risolta. No? Sì, adesso con la nuova, col nuovo sistema di presa in carico dei pazienti in pronto soccorso le situazioni sono migliorate cambiando il modello organizzativo, abbiamo segnali di una positiva evoluzione. È chiaro che il ricorso, lo pronto soccorso ad Arezzo garantisce circa 70.000 accessi l'anno. Stiamo parlando di un pronto soccorso importante che evidentemente sconta sia vecchie localizzazioni, vecchie configurazioni strutturali su cui stiamo agendo, ma evidentemente si fa fatica lavorando in una struttura già presente, sia questioni legate ai medici di pronto soccorso, che la carenza di medici specialisti è un capitolo molto noto nelle cronache nazionali, ma i medici di pronto soccorso assieme ad alcune altre figure professionali rappresentano
rappresentano sicuramente gli elementi più critici. Il pronto soccorso dà risposte a tutti i cittadini che al pronto soccorso si presentano, perché per definizione l'ospedale è aperto e quindi inevitabilmente tutti i cittadini che vogliono trovare risposta in un tempo rapido per i loro bisogni di salute che ritengono emergenti, perché poi se uno sta male il bisogno di salute lo vede come un problema, è giusto che si rivolga al pronto soccorso e dal pronto soccorso deve ricevere risposta. Piero. Sì, dunque io di solito rappresento sempre un po' la gente della strada, insomma, quindi i pazienti, il popolo. Ecco, quindi come giustamente diceva Stefano Tetti, la considerazione che dovrebbe esserci da parte anche dei fratelli più grandi, insomma, no? Per dire per i fratelli più. Ma io vedo che invece probabilmente questa considerazione c'è tra la gente, perché certe volte sia forse probabilmente per le cose burocratiche che effettivamente ci sono di più nel pubblico che nel privato, perché nel privato di solito forse certe cose si risolvono probabilmente perché? Perché magari ci si infila meno la politica, ci si infila meno. Cioè, e quindi ecco, ci sono quelle cose che per dire sono più dirette, insomma, no? Che si fanno in modo più veloce, in modo più diretto. Quindi perché? Perché il privato si sa che insomma quando non ha bisogno di sentire tante persone, mentre invece io credo che anche un direttore come abbiamo qui probabilmente diciamo che certe volte magari deve diciamo, sentire anche altre persone che sono al di sopra, insomma, no? Perché chiaramente si parte tutto poi dal babbo Stato, insomma, no? Che è quello che. E quindi ecco. E questo tante volte frena un po' il discorso appunto dell'utilizzare il privato al posto del pubblico. Perché questa burocrazia, queste cose che si fanno sentire di più, probabilmente frenano un po' questa. E certe volte magari si pensa anche ingiustamente che magari. Non so, si creano questi problemi perché magari deve lavorare di più il privato oppure no, ecco, questo io credo che non sia così, però ecco, certe volte appunto io mi trovo a parlare con della gente che magari ha avuto bisogno, necessità di fare una cosa e magari gli davano l'appuntamento fra chissà quando e è andato nel privato e si è trovato diciamo in modo più veloce e certe volte anche magari proprio non veloce ma velocissimo, diciamo. E quindi e questo ecco, è. Oggi è meno vero di qualche mese fa, rispondo. Sì, no, vabbè, questo magari no, io non è detto che dovrebbe essere. Adesso le rispondo. Oggi per un attacco è primi di marzo, quindi è veloce, eh? Sì. dove dici? Ecco, io mi riferisco diciamo a qualche tempo fa, chiaramente è chiaro che tutti andiamo avanti. Ma quindi questa percezione sicuramente ancora nel popolo non è ancora appunto, quindi esiste questa, io appunto racconto quello che si sente, anche perché così chi è diciamo nel posto giusto possa effettivamente trovare le soluzioni che tolgano dalla mente delle persone le cose che diciamo probabilmente sono dovute a magari a tempi indietro. Quindi ecco, questo è, io spero che onestamente il privato e il pubblico vadano perfettamente d'accordo e vadano insieme a cercare di curarci, perché tutti noi ne abbiamo bisogno purtroppo. E quindi ecco, nello stesso tempo ecco, si faccia vedere anche di più questa collaborazione che c'è e che esiste tra il privato e il pubblico, insomma, no? Perché, e questo sarebbe importante, perché la gente vuole delle garanzie, vuole delle sicurezze, vuole delle certezze e quando stiamo male ne vogliamo anche di più. E quindi ecco,
probabilmente diciamo che questa è la cosa più importante, più interessante, che la gente si senta, ecco, ben curata, si senta, poi dopo sia pubblico sia privato, questo... Grande verità. Sì. Importante il risultato. Allora ci fermiamo un attimo e poi la risposta del direttore generale. Di nuovo insieme dalla Casa dell'Energia. Allora, sui tempi d'attesa la situazione è migliorata? Sì, la situazione è migliorata, quindi il ragionamento che faceva la persona che mi ha preceduto merita una serie di approfondimenti e soprattutto di aggiornamenti. Allora, comincio dal capitolo più sensibile, che è il tempo d'attesa per l'accesso alle visite specialistiche, alla diagnostica pesante, ecografia, TAC, risonanza magnetica. L'azienda, in linea con tutte le altre aziende toscane, ha messo in pista una serie di azioni in cui entra anche il privato accreditato, e di questo ne parlo un attimo dopo, che ha garantito alla città di Arezzo, per i pazienti che hanno bisogno di un accertamento di visita o di diagnostica, di averlo nei tempi previsti dalla normativa nazionale e regionale. Per fare un esempio, l'ultimo monitoraggio che abbiamo, la visita cardiologica si ha in 2 giorni, la visita neurologica in 4, la visita oculistica in 6, la visita ortopedica in 3, la visita ginecologica in 8, la visita otorino in 3, la visita urologica in 3, l'eco color Doppler cardiaco in 12 giorni, ecografia addome superiore in 2 giorni. Se io vi faccio vedere i dati di 6 mesi fa, non era così. Questo come è stato possibile? È stato possibile attraverso essenzialmente due azioni. La prima, abbiamo chiesto ai professionisti di aumentare il numero delle prestazioni che facevano per i pazienti che si presentavano al nostro CUP. Il secondo, lo accennava il dottor Tenti nel suo intervento, abbiamo chiesto al privato accreditato di aumentare i volumi di prestazione a favore dei cittadini toscani e dei residenti dell'ASL e dei residenti di Arezzo rispetto a quello che le stesse strutture facevano per i residenti delle altre regioni italiane. Ad invarianza di risorse economiche impegnate, quindi l'azienda destina al privato accreditato, per dare dei numeri abbastanza spannometrici, circa 60 milioni di euro. Di questi 60 milioni di euro, una parte era destinato ai cittadini toscani, una parte ai cittadini non toscani. Come diceva il dottor Tenti, nella situazione di Arezzo, per i non toscani il budget era più alto che per i toscani. La prima cosa che abbiamo fatto, che ho fatto venendo ad Arezzo, è quella di aumentare le risorse economiche per i cittadini della Toscana e per i cittadini della ASL e per i cittadini della ex ASL 8 a sfavore dei cittadini non toscani. Questo ha prodotto una integrazione significativa tra la forza di produzione delle nostre strutture con la forza di produzione delle strutture del privato accreditato. Il privato accreditato, da questa operazione, il dottor Tenti rappresenta una delle strutture, ma ce ne sono anche altre, non ha avuto nessuna modifica del budget assegnato, ma i cittadini aretini e toscani ne hanno avuto un indubbio vantaggio. Se si guardano i dati, che sono peraltro consultabili sul sito internet anche regionale, Arezzo è una di quelle province in cui, evidentemente per i pazienti che fanno il primo accesso da programmato, perché un primo accesso, un secondo accesso evidentemente ubbidisce alle regole della continuità, un paziente che deve fare una terapia oncologica e dei controlli ha l'appuntamento segnato in funzione del suo bisogno, ma i pazienti che invece hanno un primo accesso si recano ai nostri CUP. Non siamo perfetti, con questo non voglio dire che siamo perfetti, però è vero che nell'ultimo monitoraggio di venerdì scorso la provincia di Arezzo è verde su tutte le prestazioni. Ripeto che questo è un risultato che è stato ottenuto sulla provincia di Arezzo, non solo per lo sforzo che abbiamo chiesto ai nostri professionisti, che ringrazio, ma anche allo sforzo che abbiamo chiesto alle strutture private accreditate.
Forse, a mio giudizio, come sa il dottor Tenti, e tocco il secondo punto che lei ha toccato, il vedere questi centri di eccellenza privati accreditati che abbiamo nel nostro territorio rivolti a cittadini non toscani ha diminuito il senso di essere fratelli dello stesso sistema, così come chiedeva il dottor Tenti. Probabilmente aver visto delle strutture che erogavano prestazioni per i cittadini, prevalentemente per i cittadini non toscani, ha peggiorato il sentimento di unione che ci deve essere. Io e il dottor Tenti, assieme all'altro direttore generale dell'altra struttura, stiamo lavorando molto per questo. Io sono molto soddisfatto dell'integrazione che stiamo riuscendo ad avere con le strutture private accreditate in una logica non competitiva, perché è vero che facciamo le stesse cose, qualche volta con livelli di complessità evidentemente diversi, perché è imparagonabile le attività di un ospedale con le attività di una struttura privata, è imparagonabile l'attività di una struttura privata che non ha il pronto soccorso rispetto a una struttura che ha il pronto soccorso. È vero, dei 70.000 accessi una parte sono codici, una volta si chiamavano codici bianchi, che erano cittadini che potevano trovare le loro cure nella casa della salute, ma è vero pure che ogni giorno ad Arezzo ci sono 30 codici rossi, e i codici rossi sono codici che impegnano la struttura ospedaliera in maniera importante. E quindi la questione della integrazione, che è il secondo argomento che le ha toccato, credo che con queste misure possa considerarsi migliorato. Il terzo elemento che lei ha toccato e che io condivido è la burocrazia. La burocrazia è un elemento sicuramente disdicevole se fatto poi a danno dei pazienti, ma è anche vero che una macchina organizzativa complessa ha regole complesse nel suo funzionamento, e quindi la burocrazia qualche volta è necessaria, se si mantiene entro i limiti fisiologici, per garantire il funzionamento. Stiamo tentando di andare verso una sburocratizzazione, con tutte le difficoltà connesse all'uso della carta. Tenga conto che abbiamo fatto per esempio l'accordo che Arezzo aveva per le prenotazioni delle visite specialistiche sulle farmacie, adesso sono state fatte anche per esempio a Siena, proprio nel tentativo di diluire l'accesso al CUP dei pazienti. Quindi i tre elementi credo significativi che lei ha toccato, sulla burocrazia, sulla lotta alla burocrazia siamo impegnati apertamente. È chiaro che abbiamo davanti una macchina molto complessa che dà risposte molto delicate. E molto lente anche. Ma lente non direi, perché... perché è un referto... A noi sembra così. Ho capito, però un referto istologico di un prelievo fatto ieri, lunedì è già col referto fatto, faccio per dire. Quindi è vero, il discorso è questo, che la percezione del tempo è diversa evidentemente per l'organizzazione e per il paziente. Un paziente che ha un problema vuole la risposta in tempo reale, e io dico che ne ha diritto. Evidentemente ci sono delle cose come un referto istologico che necessita dei tempi per la lettura, è impensabile, neanche il dottor Tenti riuscirebbe a garantire questo miracolo. Sì. In tutto questo poi c'è evidentemente un elemento di burocrazia che dico per ultimo, e che è questo che noi abbiamo essenzialmente dipendenti. E quindi come tali la natura del rapporto è una natura pubblica. Quindi abbiamo rispetto della normativa europea sull'orario di lavoro, rispetto dei riposi, dei cambi, tutta una serie di benefici contrattuali, tutta la parte burocratica a cui lei faceva riferimento. Sì. È evidente che una struttura privata che ha un corpo professionale misto, composto da dipendenti ma anche da personale in libera professione, che viene lì a fare la prestazione, ma lui non è dipendente del centro chirurgico toscano, di altre strutture private accreditate. Quindi è chiaro che la flessibilità di un privato
a qualunque livello e per qualunque tipologia commerciale, è sicuramente più flessibile e maggiore rispetto a un'amministrazione pubblica che ha dei requisiti, dei passaggi con le organizzazioni sindacali. Lei faceva un passaggio sulla politica. L'interesse della buona politica è che le cose vadano e vadano bene. Io penso di poterlo dire perché sono uno dei direttori del sistema toscano che ha lavorato anche in altre regioni italiane e devo dire che un dato di pregio di questa sanità è che la politica sanitaria di questi anni è una politica rivolta al bene dei cittadini, non a logiche di spartizione. Penso di poterlo dire avendo visto altri sistemi sanitari e avendo una visione nazionale del fenomeno. Però con il dottor Denti, se vogliamo anche spiegare, nel senso anche per chi ci segue, no? Chi magari deve fare appunto un intervento, quindi diciamo a parità, cioè tra pubblico e privato, può scegliere ad esempio di venire da voi. Come funziona, diciamo, per capire? Ma, sì, sì. Ma il funzionamento è molto semplice. Ognuno di noi, ognuno di voi che ci state ascoltando, immagini cosa ha fatto quando ha avuto un problema sanitario. Mi fa male un ginocchio. La prima cosa che faccio io, ma sicuramente tutti, se questo dolore non passa, diventa una cosa insopportabile, ci informiamo su chi possa essere il medico, l'ortopedico più bravo. Spesso si sbaglia, ma comunque sia, rare è umano. Dico che sono tutti bravi. Sono tutti bravi. Diciamo che siamo, sono, correggo, tutti bravi. Sono tutti bravi. Vabbè, sono tutti bravi. Io ho fatto, ero dalla parte di Lapert, sono stato un chirurgo per 30 anni, quindi dicevo della mia ex categoria. No, bravo, insomma, vabbè. Era una, comunque. Scelgo, dopo essermi informato dai miei amici, dal mio medico di famiglia, da chiunque, che il più bravo è il dottor X. Mi informo come faccio a farmi visitare dal dottor X, oppure in alternativa scelgo, e anche senza prendere troppe informazioni, di farmi fare una richiesta dal mio medico di base, vado al CUP e prendo un appuntamento. Come avete sentito, i tempi di risposta tra la visita privata del medico per il quale mi sono informato che era più bravo e invece una visita ortopedica fatta attraverso il CUP, oramai sono più o meno sovrapponibili. Questo mi visita, mettiamo che io ho scelto un medico non CUP, quindi che non lavora all'ospedale. Questo mi consiglia di farmi operare perché ho una protesi di ginocchio. Secondo lui il mio ginocchio è da sostituire. Posso liberamente scegliere di farmi fare questo intervento da quel chirurgo che, se lavora al centro chirurgico toscano, ovviamente consiglierà di operarsi lì, oppure magari quello non mi ha dato fiducia, però mi ha detto che mi devo operare, vado da un altro che, se lavora all'ospedale, per andare dall'altro che lavora all'ospedale lo posso fare, come penso tutti sappiano, o attraverso il canale della libera professione definita intramegna perché è dentro le porte dentro l'ospedale, oppure attraverso il CUP. Comunque vado da un altro che mi consiglierà di operarmi dove lavora, ovviamente. E quindi la scelta del luogo dove operarsi è più determinata dal medico, anzi è determinata dal medico che ho scelto o che mi è toccato, piuttosto che da me. La struttura di ricovero, pubblica o privata che sia, paradossalmente può costituire solo un deterrente negativo. Mi spiego meglio. Io sono andato dal dottor X di un posto qualsiasi, perché mi hanno consigliato che a San Marino sono bravi. Questo mi dà fiducia, mi consiglia di operarmi presso la casa di cura di... E io vado a vederla, magari mi informo, eccetera, e questo luogo, se appare moderno, sufficientemente organizzato, il personale sufficientemente gentile, se mi dà l'impressione di essere all'altezza, è normale. Se invece vado lì e lo trovo con i muri scortecciati, con la gente scortese, può costituire un deterrente negativo. Per cui l'ospedale in realtà è il terminale di una scelta che ha fatto il chirurgo, se si parla di io faccio questo, noi facciamo questo, qui ad Arezzo,
chi decide di fare un intervento di tipo ortopedico è libero di scegliere dove andare, dove gli pare, dove viene consigliato. Questo è vero per molte altre discipline chirurgiche, non per la totalità degli interventi che si debbono fare, per due motivi. Uno, perché per esempio se dovesse fare un intervento di chirurgia vascolare, la sostituzione di un pezzo di aorta perché c'è un aneurisma, da noi non può farlo per il motivo semplice che non lo facciamo e quindi non ci viene. Oppure perché avendo un budget che risponde a una programmazione, una volta che, se questo intervento non è previsto dalla programmazione che ci è stata assegnata e che probabilmente in futuro, chissà, potrebbe anche essere concordata con la USL, ovviamente se non lo possiamo fare, non lo facciamo. Ha sempre la possibilità di farlo, però dovrebbe pagarlo di tasca propria, che insomma non è proprio, qualcuno se lo può anche permettere magari, o magari è assicurato, però insomma la maggior parte dei cittadini è sciocco che paghi una cosa che può avere gratuitamente. Ma hai detto che il 90% circa è, diciamo... Noi ci siamo fatti un pochino di nome, soprattutto con l'ortopedia, sì, che senza offesa per i miei amici e colleghi ortopedici, di tutte le discipline non è la più semplice, che nessuna è semplice, ma è quella che ha una più facile gestione nel post-operatorio. Tanto è vero che in Italia, dico con numeri a caso, ma penso di indovinarci abbastanza, l'80% dell'ortopedia, che non è la traumatologia, cioè non è quando ci si rompe un osso, dell'ortopedia è svolta dalle strutture sanitarie private accreditate, perché onestamente richiede un minor livello di organizzazione e di attrezzature per poter essere svolta. Nel nostro caso, facciamo anche interventi di ho detto la chirurgia vascolare, no, però tutte le altre, e la cardiochirurgia no, ma tutte le altre discipline chirurgiche le facciamo. Per gli aretini in minor misura, anche qui concludo, per due motivi. Uno, perché le fanno, la richiesta non è così elevata come in ortopedia e quindi per la maggior parte delle altre discipline la risposta che è possibile ottenere dall'ospedale d'Arezzo è più che sufficiente e quindi diventeremmo un doppione. Quindi una cosa è integrarsi, cioè dire, c'è bisogno di 100 prestazioni, l'ospedale è grosso modo in grado di farne 70, con gli altri 30, se credete, fatele voi. Ovviamente non possiamo che ringraziare dello spazio che ci è dato e integrarci con loro. Fare la concorrenza sulle stesse robe è stupido, certo, perché ha senso solamente se la domanda fosse se la domanda fosse inferiore all'offerta, ha senso la concorrenza. Io ti stroppo un cliente, in questo caso un paziente, perdonate il termine commerciale, ma se io ti offro, cioè se il numero dei pazienti è superiore al numero delle prestazioni, che senso ha la concorrenza? Mettiamoci d'accordo per dare una risposta più larga possibile. Ed è quello che sta succedendo. Allora, vabbè, ti faccio una domanda quasi politica. Ti va bene? Nel senso che sai che questa l'amministrazione, no, ha lanciato in questi anni gli stati generali della sanità, no? Diciamo gridando tra virgolette a alcune questioni che, sui quali insomma hanno attaccato, soprattutto sulla diversa considerazione per Arezzo rispetto, no, a Siena e a Grosseto. Ecco, ti voglio chiedere, ecco, se ne condividevi il contenuto o se ritieni questo, ecco, un discorso prettamente politico. È la domanda che avrei voluto fare io direttamente al direttore, è perché da profano, perché io non sono esperto del settore, si è visto in questi ultimi tempi, quest'ultimo anno, il sindaco di Arezzo, politici aretini, attaccare molte volte l'ASL per il fatto che l'ospedale venga depopolato di servizi importanti, sempre a vantaggio della nostra amata Siena, e quindi di conseguenza... ci siano state veramente, non soltanto da politici, ma anche da altre persone impegnate con la sanità, degli attacchi per paura che i servizi dati dall'ospedale di Arezzo venissero depurati a vantaggio di altri ospedali, in particolar modo della sede dell'Università di Siena. Io dico, questo è vero, direttore, oppure i nostri politici hanno esagerato e fanno... più che politica, si vogliono mettere in evidenza per essere più messi in vista, per essere...
Vabbè, per essere rieletti. La risposta è molto semplice. La risposta è molto semplice. Noi facciamo quello che vogliamo. La risposta è molto semplice. L'ospedale di Arezzo, se si guarda il trend degli ultimi anni, ha mantenuto le specialità, il numero dei posti letto, gli accessi di pronto soccorso, ha aumentato il numero nel 2019 ha aumentato di circa 10 unità il numero dei medici, il numero degli infermieri e il numero delle prestazioni. È evidente, è sede di anche alte specialità come la chirurgia vascolare. E evidentemente alcune specialità come neurochirurgia, cardiochirurgia non sono specialità che all'ospedale d'Arezzo c'erano prima, ci sono e ci saranno. Ma per esempio l'ospedale di Arezzo ha una cardiologia con un'emodinamica e con una cardiologia interventistica che non ha nulla da invidiare all'azienda ospedaliera universitaria di Siena. L'ospedale di Arezzo ha una configurazione, anche nei nostri atti, anche in atti che ho firmato io da ultimo, assolutamente in linea con quello che ho detto. La preoccupazione la comprendo, ma l'azienda ospedaliera universitaria ha un volume di produzione, nonostante abbia il triplo dei posti letto dell'ospedale di Arezzo, che non sono volumi di produzione che non sono per tre volte. Quindi l'ospedale d'Arezzo è un ospedale che ad invarianza di posti letto rispetto a quelli dell'azienda ospedaliera universitaria ha standard qualitativi e quantitativi assolutamente di rilievo, anche nel panorama toscano. Che la politica sia preoccupata, la preoccupazione è fonte di attenzione, quindi nulla da dire, ma io posso affermare con assoluta certezza che nessuna linea di attività del San Donato è stata dismessa, trasferita, abolita, ridotta da quando io sono il direttore generale dell'azienda, a favore peraltro dell'azienda ospedaliera universitaria di Siena. È evidente, stiamo parlando evidentemente di prestazioni d'urgenza, perché i cittadini ritengono, come diceva il dottor Tendi, di andarsi a curare dove credono più opportuno. Io credo che la preoccupazione anche sugli investimenti, per esempio, abbiamo deliberato i 20 milioni destinati alle sale operatorie d'Arezzo a dicembre, che probabilmente un rallentamento nell'attività di investimento c'è stata, ma è dovuta al fatto che la centralizzazione della funzione di direzione ha richiesto un coinvolgimento e una estensione, ha interessato un livello di superficie. L'azienda Toscana Sud-Est è l'azienda più estesa di tutta la Toscana, non è quella con un maggior numero di cittadini, ma è quella che ha una maggiore superficie e una più bassa densità di popolazione. Ci sono dei territori, non nella provincia d'Arezzo, il peggiore dato è in Val d'Elsa, stranamente devo dire, in cui ci sono 7 abitanti per chilometro quadrato. Quindi, la situazione peraltro è attentamente monitorata. Io vorrei che gli aretini guardassero alla perla che hanno in casa, che sicuramente va coltivata e alimentata. Io ho trovato, come dicevo poco fa, un ospedale dove mancavano 9-10 primari, quindi una situazione obiettivamente in difficoltà, perché è innegabile che il primario garantisce qualità, certezza, linea guide nel trattamento dei pazienti. Era una situazione davvero critica, però adesso con gli investimenti che abbiamo messo in pista resta sicuramente qualche problema. Il problema più rilevante dell'ospedale d'Arezzo è la carenza di personale di anestesia e rianimazione. Questo è il problema più importante. Ecco, questa è la preoccupazione vera che vedo. Perché non si trovano? Ma perché il tema è nazionale. Le scuole di specializzazione non producono un numero di specialisti adeguato quantomeno a sostituire il turnover, che per noi non basta. Faccio un esempio con altre specialità. Hanno finito, ESTAR ha finito il concorso per dirigenti medici di radiologia.
né noi ne assumiamo, la graduatoria mi pare che è una settantina di medici per tutto il territorio regionale, noi ne assumiamo il più possibile, ieri ho firmato 4 contratti, 15 giorni fa altri 6 contratti per dirigenti medici di radiologia, qualcuno tra l'altro viene anche ad Arezzo, ma non bastano per garantire un adeguato livello. Situazione peraltro in crisi, ancora di più nei prossimi anni, perché abbiamo visto cosa succede applicando i sistemi previdenziali e i pensionamenti che abbiamo, di professionisti che abbiamo nel prossimo triennio. Quindi la carenza di medici specialisti è un tema nazionale, sicuramente su alcuni punti, anestesia e rianimazione, pronto soccorso, che peraltro sono anche le specialità più usuranti in termini di impegno professionale, abbiamo difficoltà in cui peraltro la collaborazione col privato accreditato potrebbe probabilmente domani costituire un'occasione di rilancio. Un secondo e torniamo poi per le conclusioni. Ultima parte di Nero su Bianco, do la parola a Piero su un tema, credo, bollente, che, no, bollente, ma che gli sta a cuore. Volevo sapere da te, Fabio, ecco, bollente, cosa ne pensi, ora un po' meno. Ora si è sbollito, diciamo. Cosa ne pensi, ecco, di questa, diciamo, questo rapporto tra pubblico e privato che davvero può essere la soluzione, no, di alcuni problemi? Io penso sì. Poi è venuto fuori, è stato estrapolato anche da questi ospiti, diciamo, che hanno dato una visione d'insieme come il privato lavori su determinate questioni specialistiche che il pubblico in qualche modo dà, diciamo, in appalto al privato stesso. Quindi il lavoro è un lavoro di sincretismo per dare una risposta la più completa. Quindi io credo che la sanità privata e la sanità pubblica possano coesistere, come diceva prima il dottor Tenti, fratello maggiore, fratello minore, e insieme, diciamo, portino l'acqua, diciamo, al solito mulino che poi è, diciamo, la salute dei cittadini. Insomma. Piero? Sì, dunque, da tempo, insomma, si segue un po' certe parti politiche che appunto criticano questo discorso di questa aslona, no? Perché quando già è venuta fuori si pensava a una donna russa, invece no, era tutta un'altra cosa. E quindi, ecco, perché, e onestamente le critiche ci sono state anche certe volte anche abbastanza pesanti, insomma. Quindi, ecco, e io credo però che, onestamente non lo so, se c'è veramente dei motivi per cui, ecco, diciamo, queste critiche sono avvenute, oppure se perché si parlava appunto di distanze, e quindi si parlava di questa gente che in viaggio continuamente, quindi, ecco, e poi anche si parlava che magari certe volte, si era già detto prima, che doveva prevalere una certa città, e per la quale poi magari parti politiche aretine e magari ce l'avevano anche, c'era anche un po' di ruggine, no? Questa, io ho capito però quello che ha detto prima lei, che in poco tempo, da quando nell'arco di 5-6 mesi mi ha detto che le cose effettivamente sono molto migliorate rispetto ai tempi che c'erano, e quindi, ecco, quest'area vasta, secondo quello che vede lei, che è arrivato, quindi già la conosceva chiaramente, no? Però, ecco, secondo, è giusta così, oppure qualche critica si può fare? Allora, la prima osservazione che faccio che è questa. L'area vasta mette a comune professionisti di un territorio. Quindi, aver unito insieme i professionisti di Grosseto, di Siena, esclusa l'azienda ospedaliera universitaria, e di Arezzo, non può che essere un contributo di qualità per la salute dei cittadini, perché è evidente che le intelligenze professionali ci sono ad Arezzo, ci sono a Poggibonsi, ci sono a Montevarchi, ci sono a Nottola, ad Abbadia, come anche negli ospedali del Grossetano. Il problema non credo sia una questione di modelli, è una questione di applicazione del modello. I modelli in sanità non sono né giusti né sbagliati,
sono adattati alle situazioni. Ci sono regioni come le Marche che hanno fatto un'unica azienda regionale, come il Molise, dove c'è un'unica azienda regionale, come la Sardegna, dove c'è un'unica azienda regionale, a regioni come la Lombardia, in cui le aziende sono numerose, e come anche il Veneto, ancorché accorpate in minori rispetto a prima. Quindi l'esperienza nazionale dimostra come non sia una questione di modello, anche se a noi ci piace tanto ragionare di teoria, ma è una questione di pratica. L'accorpamento delle ASL richiede alcuni elementi importanti. Il primo è che evidentemente se si centralizza la funzione di governo nelle mani di un unico direttore generale per un territorio così importante, è chiaro che i territori governati da questo direttore generale devono essere guidati da un direttore. Nel caso specifico, nella nostra organizzazione ci sono i direttori di distretto e i direttori d'ospedale, che evidentemente assumono un ruolo maggiore di quello che avevano prima, dove prima evidentemente un'organizzazione più piccola, faccio un esempio con l'organizzazione del dottor Tenti, è evidente che l'organizzazione del dottor Tenti, essendo ubicata in un territorio delimitato in termini di campi di calcio, non so quanti campi di calcio saranno, la sua struttura, due, tre campi di calcio per estensione territoriale, è chiaro che il governo di una struttura che si disloca in due, tre campi di calcio è diversa da una struttura che si estende per 22.000 km quadrati, è di tutta evidenza. E quindi non è che lo stesso modello si può utilizzare nelle due situazioni. Quindi sicuramente c'è un maggiore confronto, e però è necessario un ruolo maggiore dei direttori d'ospedale di distretto, e poi c'è una questione legata alla presenza dei piccoli ospedali, perché i piccoli ospedali in questo momento, mi riferisco per la zona di Arezzo, Bibbiena, San Sepolcro, Cortona, mi riferisco per la zona di Grosseto, ospedale di Orbetello e di Pitigliano, Massa Marittima, Castel del Piano, e per la zona del Senese, Abbadia San Salvatore. Sono ospedali che non riescono ad avere, per la carenza di medici specialisti, una presenza, una quantità di medici adeguata per le loro esigenze. E quindi i medici degli ospedali più importanti, Arezzo, Grosseto, Poggi Bonzi o quello in Valdarno, Montevarchi, sono medici che fanno una parte dell'orario nell'ospedale principale e una parte dell'orario nell'ospedale piccolo. Per esempio i nostri anestesisti dell'ospedale d'Arezzo vanno all'ospedale di Bibbiena e di San Sepolcro. Se non ci fossero stati gli anestesisti della ASL di Arezzo e quelli dell'azienda ospedaliera universitaria senese, gli ospedali di Bibbiena e San Sepolcro sarebbero stati chiusi. Questo è evidente che è uno scotto che si paga, perché l'azienda ha un'estensione territoriale particolarmente significativa. Ripeto, secondo me, nella mia esperienza, di modelli possiamo anche parlare, è un ragionamento che a me non mi affascina particolarmente, perché credo che la teoria interessa la burocrazia, le organizzazioni, ma non interessa ai cittadini. Ai cittadini interessa avere una risposta in tempo reale per i loro bisogni di salute. Al cittadino di Arezzo, sapere che il suo direttore generale sta ad Arezzo, a Grosseto, a Siena, gli importa il giusto. Gli importa che quando va in ospedale per chiedere una visita cardiologica la prestazione ce l'abbia. Detto questo, non dico che l'argomento delle aslone non sia un argomento importante, non dico che non debba essere sottoposto a manutenzione, come tutte le cose. La manutenzione va fatta anche su Estar, probabilmente, che è il sistema degli approvvigionamenti, perché, come io dico da quando sono arrivato, nessuno può dire di essere in una sanità perfetta, perché la sanità, avendo a cuore la salute dei cittadini, è talmente complicata e complessa che a essere perfetti è impossibile. Ci stiamo mettendo i mezzi per fare diventare la risposta sempre più adeguata ai bisogni. Volevo chiedere al dottor Tenti quanto personale ci lavora lì al centro chirurgico. Devo distinguere, come ha già fatto tra dipendenti, il dottor Tuzio, esattamente. Sì.
Dipendenti sono circa 165-170. Tantissimi in ospedale ce ne sono 5 volte tanto, comunque sì, un discreto numero. Ma ci sono più di altrettanti liberi professionisti, solo i chirurghi, contati qualche giorno fa, erano 181. Di questi 181 dipendenti sono chirurghi 9-10, quindi 170 circa non sono dipendenti, il che comporta problemi, ma oggettivamente soprattutto vantaggi, perché il libero professionista, come ho già sottolineato, non starò a dilungarmi su questo, è molto meno vincolato, non ha contratti collettivi di lavoro, quindi il contratto, ovviamente ha un contratto per poter lavorare da noi, però è appunto un accordo tra liberi, tra la casa di cura e il libero professionista, che può essere modulato in base alle esigenze sia dell'uno che dell'altro. Normalmente viene modulato sulle esigenze della casa di cura. Quindi è chiaro che queste 170 persone mica sono tutti i giorni in sala operatoria, ovviamente. Ce ne sono molti che vengono solo una volta al mese. Però questo ha fatto sì che nella panorama delle case di cura, diciamo dell'Italia centrale, noi siamo stati fortemente avvantaggiati dalla possibilità di, passatemi il termine calcistico poco elegante, ingaggiare chirurghi liberi professionisti, perché abbiamo avuto la possibilità, un po' la fortuna, di essere insomma, sufficientemente organizzati anche per fronteggiare situazioni chirurgiche complesse. Credo che in tutta l'Italia centrale di case di cura che abbiano anche la rianimazione forse saremo due, quindi sono poche. Le attrezzature sono evidentemente giudicate da chi viene sufficienti e quindi abbiamo avuto la possibilità di attirare i migliori chirurghi, ovviamente che non lavorano nell'ospedale pubblico, di tutta l'Italia centrale. Questo spiega il numero di 170 e spiega anche come bontà vostra all'inizio della trasmissione ci avete definito una struttura d'eccellenza, grazie naturalmente della considerazione, ma questa eccellenza non è determinata, ammesso che sia vera, non è determinata da un ente astratto, è determinata, come ha già detto il dottor D'Urso, dalle persone, perché le attrezzature nostre sono uguali e sicuramente in numero inferiore a quelle dell'ospedale. L'organizzazione del lavoro è un po' diversa perché noi non siamo vincolati, è stata definita burocrazia, definiamola per semplicità così, anche se non è in realtà burocrazia. Possiamo organizzarci come ci pare, ma è soprattutto determinata questa presunta eccellenza dal fatto che chirurghi di 65-66 anni, quindi oggi direi nel fiore della maturità e dell'esperienza, per motivi loro o per obblighi contrattuali pubblici, sono andati in pensione oppure si trovavano male nel luogo dove lavoravano per motivi loro e hanno scelto di venire a di andare a lavorare in una casa di cura che hanno ritenuto sufficientemente attrezzata e organizzata. Questo ha fatto sì che di concentrare i migliori chirurghi, non sta a me dirlo, ma insomma credo che sia oggettivo, i migliori chirurghi dell'Italia centrale. Pertanto, ripeto per l'ultima volta la parola eccellenza, è questo che ci ha stato. E l'elasticità dell'azienda privata che ci ha consentito di raccogliere tutte queste persone. E dico l'ultima cosa, il dottor D'Urso ha detto che, e se ci riuscirà complimenti vivissimi, in un paio di mesi probabilmente riesce a nominare il direttore dell'ospedale, il primario, diciamo così, dell'organizzazione ospedaliera, direttore dell'ospedale. Però altri concorsi inevitabilmente, e sottolineo l'avverbio, inevitabilmente vanno molto più per le lunghe. Nel caso nostro, se riusciamo a individuare il chirurgo bravo, o che noi riteniamo bravo, ovviamente possiamo sbagliare, il tempo necessario per farlo iniziare a lavorare è quello che di fargli imparare, noi utilizziamo una cartella clinica solo elettronica, non abbiamo carta, di fargli imparare l'utilizzo di questa cartella perché altrimenti non è in grado di lavorare. Ci possono volere anche 24 ore. Capite che la differenza è enorme, no? Allora, siamo davvero alla fine.
volevo chiedere, interpretando penso anche le curiosità, che si parla molto di coronavirus, la regione Toscana è in prima linea ovviamente nel seguire quelle che sono anche le indicazioni ministeriali, l'azienda sanitaria immagino sia pronta, ci auguriamo di no ovviamente nel caso ecco, si presentasse. Sì, non è... La prima informazione che do è che allo Stato non abbiamo nessun caso, né sospetto né conclamato, di infezione da coronavirus nei nostri territori, quindi Arezzo incluso, dove peraltro abbiamo un reparto di malattie infettive assolutamente all'altezza della situazione. L'azienda ha predisposto tutti gli strumenti, che peraltro sono quelli che si fanno in qualunque episodio di epidemia di una malattia a diffusione respiratoria, non è una malattia molto diversa da altre che abbiamo avuto e da altre che ne verranno. Sicuramente l'azienda è pronta con le difficoltà che sono, voglio dire, rispetto ai quadri apocalittici che vediamo in televisione per nazioni che sono fortunatamente lontano da noi. Grazie al dottor Antonio D'Urso, al dottor Stefano Tenti, a Giuseppe Marconi, a Piero Franchini e a Fabio Mori. Ci vediamo la prossima settimana. Alla prossima. Grazie.